Salve YouTubers, benvenuti in un nuovo video di Pokémon IT Collection. Io sono Xino, anzi, più che nuovi video, direi una nuova serie di video, sì. Perché questo è il primo episodio di una parte della nostra collezione, in questo caso una parte della mia collezione. Allora, adesso vi spiego un pochino. Questo è una nuova Poké rubrica, come le carte della settimana o le top 5. A proposito, una piccola parentesi. Se rivolete le top 5, allora basta che uno dei nostri video raggiunga i 100 mi piace. Da quel momento rimetteremo in gioco le top 5. E le faremo anche un po' meglio. Le abbiamo, diciamo, arronzate, anche le carte della settimana. Da oggi inizia una nuova serie, da oggi inizia una nuova vita con questa nuova serie. Comunque, cosa importante, prima che ve lo dimentichiate, un bel mi piace a questo video, che sarebbe quel pollice fighissimo verde in su, che potete trovare qui. O qui. Comunque, giù. Insieme alla descrizione che dovete leggere perché è una figata, ci sono tutte le nostre cose più importanti, i nostri link più importanti, mi raccomando, leggete la descrizione, un mi piace prima che ve lo dimentichiate. Comunque, cosa importante, come potete vedere qui ho il raccoglitore, perché nel momento in cui farò questa poca rubrica ci sarà anche il mio raccoglitore, estrarrò le mie carte da qui, eccole qui, e ve le farò vedere. Allora, diciamo che il mio raccoglitore si suddivide in settori, c'è ad esempio in vari gruppi, Prime, Legend, livello X, Gold Star, Shiny, set vari, che ne so, quando ho completato un set ad esempio bianco e nero, metto anche quello nel raccoglitore. Quindi vi ho spiegato come funziona un pochino il mio raccoglitore. Oggi sono andato a spulciare il set Prime. In pratica, oggi vi farò vedere le mie Prime e vi spiegherò perché ho voluto fare questo set, perché ho voluto completarlo. Infatti qui ci sono tutte le Prime che, oh mio Dio, che bella figura, non so quante sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, sorry, non lo sapevo, sono 26 in tutto le Prime, benissimo, non lo sapevo, wow, e cadono tutte, ve le sto facendo vedere tutte, comunque, importantissimo. Mi raccomando, questo sarà un video interattivo. Interattivo, vabbè, tra molte virgolette, perché in pratica parteciperete anche voi, ma non nel video, perché in pratica se volete partecipare a questi nostri video di poker, in questo nostro video di una parte della nostra collezione, dovete semplicemente fare un video di risposta, ovvero fare un video su YouTube, metterlo come video di risposta. Come si fa? Vicino ai commenti c'è crea un video di risposta, ovvero basta cliccarci e dopo aver pubblicato quel video sul vostro canale, aggiungerlo come video di risposta a questo video. Cosa succede se fate ciò? Anzi, cosa dovete fare nel video di risposta? Nel video di risposta dovrete o spiegarci perché abbiamo fatto bene o male, anzi ho fatto bene o male a farmi questo set. Quindi potrete dirmi tutto quello che pensate sulle Prime, tutto quello che pensate sulla vostra Prime preferita. Potrete anche farmi vedere le vostre Prime, quindi una parte della vostra collezione. Potrete fare tutto quello che volete in questo video di risposta che riguardi le Prime in questo caso. Non so se mi sono spiegato. Se non mi sono spiegato bene, mandateci un messaggio in privato o nei commenti scriveteci per bene come si sviluppa questa specie di concorso che faremo ogni volta, cioè ogni settimana, ovvero ogni volta che uscirà uno di questi nostri video di una parte della nostra collezione. Cosa si vince? Non è che si vince molto, però alla fine di ogni video che riguarda alla fine di ogni video, di ogni episodio di una parte della nostra collezione, verrà messo il video vincitore, ovvero il video di risposta vincitore, alla fine del nostro video, con ovviamente il vostro nome nella descrizione. In pratica, così, un po' di divertimento in più ci vuole, visto che per ora non abbiamo fatto nulla di tanto interattivo con voi. Intanto vi faccio vedere tutte le Prime. E perché vi spiego, intanto non ve le dico perché si leggono i nomi, le sapete credo, e vi spiego perché le ho collezionate. Iniziamo subito. Allora, ho iniziato a collezionare queste Prime, è stato il primo set che ho finito, perché, come dire, appena ho iniziato a giocare a Pokémon, ho acquistato una bustina in un edicolo ovviamente,
ed era una bustina di HS forze scatenate. Bene, e la carta che ho trovato era proprio questa, Tyranitar Prime. E infatti questa è la mia Prime preferita. Eccola qui. E ho deciso di fare questa collezione perché il giorno dopo ho acquistato un altro pacchetto. E intanto questa non l'ho fatto vedere tanto bene, questo Espeon è fighissimo. Ho acquistato un altro pacchetto e cosa mi uscì? Gengar Prime. Quindi, visto che diciamo ero così fortunato tra virgolette nel trovare questa tipologia di carte, ho pensato tra me e me, perché no, facciamoci la collezione di queste Prime, visto che non ho nulla da fare, non mi piacciono i set in generale, non voglio completarmi set, cosa bruttissima, perché infatti adesso sto iniziando a completarmi i vari set delle varie collezioni, dei vari set di Pokémon. Comunque, mi sono detto tra me e me, perché non completare tutte le Prime? Quante sono? 26, porca miseria. Ci ho ripensato un po', poi dopo ovviamente ho comprato molte più bustine, come potete vedere le varie aperture, vari scambi eccetera eccetera. Sono riuscito finalmente a completare tutte le Prime in circolazione. Ovviamente, come potete vedere tra le carte che vi sto facendo vedere adesso, che sono finite, non ci sono promo. Non ci sono promo perché ho voluto completare queste Prime proprio nel loro set originale, così, senza mettere promo. In effetti le promo dovrebbero essere Meganimo, Feraligatr e Typhlosion. Cosa simpatica, Typhlosion è l'unica Prime di tipo fuoco. Queste tre dovrebbero essere, esistono anche promo, esistono i loro tin che abbiamo anche aperto su Pokémon IT Collection, ed esistono promo. Visto che non mi piacciono le carte promo, ho voluto, perché boh, le trovo brutte, ho voluto collezionarle per intero queste carte, ovvero per i loro set originali. Cosa mi piace veramente di queste carte? Allora, prendiamone una a caso. È molto a caso. La cosa bellissima di queste carte, che mi piace molto, come potete aver letto, aver sentito, volevo dire, nelle varie carte della settimana o top 5 delle Prime che ho fatto anche, come potete aver sentito, mi piacciono molto le Prime perché, allora, a parte il fatto che mi piacciono tutte le carte con i bordi luccicanti, luccicosi, sbrillucci, sbrillanti, ma una cosa che non ho detto, e a parte questo fatto, guardate, ogni Prime ha questa specie di occhiolino brillante figo, anche Steelix ce l'ha, eccolo qui, questa stellina bellissima che hanno tutte le Prime, ce l'hanno tutte le Prime, vero? Sì. Ah, questo ce l'ha sull'artiglio, cosa che non mi piace. Ah, Blissey ce l'ha invece sul medaglione. Machamp l'occhio. E in pratica tutte le cose sbrilluccico, cioè tutte le cose brillanti, come dire, luccicanti, che hanno i Pokémon. Ad esempio il Zanne, come potete vedere, Mew l'occhio. Occhio, mela, certamente. No, se Crobat non ha... Ah sì, qui nell'angolo dell'occhio destro. Espeon, sì. Sì. Occhio. Oh, questa è fighissima, saprei. Occhio. Dente. Sì, perché Electro dai denti. Palla. Qui non so se si vede. Comunque c'è, fidatevi. Magneson invece qui. Sul naso. È un naso? Sul coso rosso, insomma. Occhio. Palla. Sono occhi, vero? E occhio. Quanto è bello. Gli occhi di Celebi sono azzurri. Wow. Comunque, a parte per questo, anche perché non l'ho mai detto, però mi piacciono soprattutto per il fatto che ci sono queste cose che escono dalla carta. Questi triangolini, non so come chiamarli, che escono dalla carta e fanno tipo da cornice fighissima. Ed è per questo che mi piacciono molto 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 le Prime. Intanto, ecco in pratica quello che farò in ogni poche rubrica, una parte della mia collezione. Questo è quello che farò ogni volta. Vi farò vedere appunto i vari set che ho nel mio raccoglitore. Vi spiegherò anche perché ho voluto fare questi set. Ve li consiglio anche,
tutti i set che vedrete nel mio album ve li consiglio, soprattutto questo perché è un set facilissimo da completare, il set delle Prime. Pensavo anch'io fosse difficile, cavolo, 26 sono tante, invece no, è veramente facile da completare, perché ho notato anche che non escono così difficilmente le Prime dai pacchetti, perciò buona fortuna. Vi consiglio di fare questo set. Vi consiglio soprattutto di farlo nella sua integrità, ovvero senza le promo, perché anche se Typhlosion promo è il Typhlosion più figo, però vi consiglio di farlo proprio così come escono dalle bustine. E vediamo. Vi ricordo ragazzi, la prossima settimana nuovo video, nuova poker rubrica, una parte della mia collezione. Createci un video di risposta a questo video. Se non lo sapete fare, mandateci una mail e spiegateci perché non lo sapete fare, noi vi spiegheremo come farlo. Vi ricordo che potrete entrare, il vostro video potrà entrare a far parte nel prossimo video, una parte della mia collezione, quindi lo metteremo alla fine del video. Il vincitore ovviamente andrà nella descrizione del prossimo video, link importante in descrizione, mi piace, e che è quello verde. Arrivederci al prossimo video di Pokémon IT Collection da Xino, spero che questa nuova poker rubrica vi piaccia, ormai non abbiamo più idee. Vi dico subito che la prossima poker rubrica sarà sulle livello X. Vedrete tutta la mia collezione di livello X, che vi dico non è completata, e non è completata al 100%. Quindi arrivederci al prossimo video di Pokémon IT Collection da Xino. Vi ricordo il video di risposta. Ciao!